Use Law Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Siamo qui con il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, l'avvocato Armando Rossi. Armando, il 4 luglio si è tenuta un'assemblea che è stata definita in qualche maniera rivoluzionaria, storica. Che cosa è successo in questa assemblea? Qual era l'oggetto di questa assemblea? L'oggetto di questa assemblea riguardava il tema di cassa forense. Bisogna partire dalla obbligatorietà dell'iscrizione a cassa forense, che come tutti sapete è entrata in vigore nel 2014, nel giugno del 2014. Da allora il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ha preso una serie di delibere di critica e di comunque di attenzione alla problematica, sfociati in numerose appunto delibere del 2013 e del 2014, che sono state poi portate nel tempo fino all'ultima delibera, quella del 31 di gennaio del 2017, dove l'Ordine di Napoli chiedeva un intervento di cassa forense almeno in aiuto ai redditi più bassi. E siamo così arrivati a una prima assemblea dell'Ordine, che è stata quella dell'11 maggio 2017, che ha deliberato la costituzione di un tavolo tecnico con la presenza dei delegati di Cassa Forense del distretto, dei delegati del congresso e dei presidenti delle associazioni forense, le forensi napoletane. Probabilmente, forse anche per mancanza di una massiccia comunicazione di questa attività intrapresa dal Consiglio, è stata chiesta dagli iscritti di Napoli una nuova assemblea sullo stesso tema, riguardante sempre Cassa Forense. C'è stata la raccolta di circa 1400 firme di avvocati partenopei, e per questo l'Ordine ha deciso di fissare una seconda assemblea, che è stata quella ultima appunto che tu mi ricordavi, del 4 luglio. In questa assemblea sono state portate due mozioni, sono state votate due mozioni. Una mozione era quella dell'associazione NAD ed era una mozione che era già stata pubblicata sul loro sito. La mozione invece poi votata dell'Ordine degli Avvocati non era stata precedentemente pubblicata. Come mai questa cosa? Cioè non c'è stata una pubblicazione della mozione, perché si è voluto aspettare di creare la mozione durante l'assemblea? Il dato è questo. Noi, come dicevo prima, avevamo già celebrato un'assemblea dell'Ordine l'11 maggio e avevamo deciso appunto di istituire questo tavolo tecnico che poi si è riunito prima dell'assemblea del 4 di luglio e che aveva deciso la nomina di un attuario che, esaminati gli atti di Cassa Forense, potesse poi individuare delle soluzioni tecniche per superare appunto l'obbligatorietà indiscriminata dei minimi legati al reddito. Quindi questa nuova assemblea che abbiamo indetto, questa nuova assemblea non è stato portato una mozione dell'Ordine, in quanto la decisione del tavolo tecnico già era stata presa. Anzi, l'Ordine intendeva semplicemente comunicare la decisione del tavolo tecnico avvenuta pochi giorni prima. Pertanto l'unica mozione presentata, ricordo comunque si tratta di delibera consultiva ovviamente, assemblea consultiva, l'Ordine quindi non ha ritenuto opportuno di presentare una nuova mozione, quindi era presente soltanto questa mozione. Però all'esito della discussione, quindi dei vari interventi degli iscritti, ho ritenuto riassumere in una proposta tutte le posizioni che erano state espresse durante la discussione, e quindi ho proposto non una mozione ma una
una richiesta che conteneva tutte queste varie posizioni. Tra l'altro, oserei dire anche forse con un'aggiunta rispetto alla mozione presentata da NAD, che era quella appunto di studiare un eventuale ritorno alla non obbligatorietà di iscrizione a cassa forense, quindi con gestione separata INPS o altro sistema. Questo però, scusami Armando, questo va in conflitto ovviamente con quella che è la nostra legge professionale, che dispone automaticamente l'iscrizione e il pagamento di questi minimi assolutamente slegati dal reddito. Come pensa il tuo consiglio, come pensi tu poi di superare questa questione? Perché c'è già tra gli iscritti chi ha scelto la via giudiziaria, c'è chi sceglie la via politica. Secondo te cosa si può fare? E il dato è che alla fine l'indirizzo politico dato dagli iscritti di napoletani, sia pur in due, chiamiamole, mozioni o proposte distinte ma non contrastanti, distinte, è stata chiara. Perché? Perché gli iscritti hanno chiesto all'ordine, ovvero di farsi promotore di, attraverso, ripeto, la nomina di un attuario che esamini gli atti necessari di cassa forense, a trovare soluzioni tecniche volte ad eliminare l'obbligatorietà dei minimi slegati dal reddito e di indicare anche eventuali soluzioni alternative per riformare il famoso appunto articolo 21,9 della nostra legge professionale con l'eliminazione di questi scrittori. Quindi semplicemente uno studio, quindi adesso non, sicuramente non posso dare la soluzione, ma allo studio magari coinvolgendo anche OCF in questo, per vedere se c'è la possibilità di riscrivere appunto questo comunque eliminare questo articolo 21,9. Ma l'indirizzo politico degli iscritti è stato chiaro, perché è stato chiesto anche all'ordine sempre di studiare, sempre attraverso questo tavolo tecnico, interventi immediati a tutela dei redditi più bassi. E questi interventi immediati a tutela dei redditi più bassi nell'immediato quali potrebbero essere? Anche questo sarà oggetto, è stato rimandato sempre lo studio di questo tavolo tecnico attraverso la nomina di un attuario. Un attuario che quindi dovrebbe collaborare sia con l'ordine, con gli iscritti, con le varie associazioni presenti, ma anche con Cassa Forense. È chiaro che nel momento in cui avremo una relazione di questo attuario, poi ci rapporteremo a Cassa Forense e quindi all'attuario di Cassa Forense. Armando, tu prima dicevi che vorresti coinvolgere, tu sei nel coordinamento di OCF, vorresti coinvolgere anche OCF rispetto a questo. Già OCF è coinvolta in una qualche maniera, anche se non in toto, per quello che riguarda l'altra tua iniziativa, quella di noi professionisti. Come pensi che poi si possano conciliare tutte le questioni? Perché chiaramente tutte queste cose sono fatte per gli avvocati, sono fatte da te nella qualità di presidente ovviamente dell'ordine per gli avvocati di Napoli, ma immagino che tu abbia una visione anche più complessa, no? di tipo nazionale. Come si conciliano queste due idee, cioè la collaborazione con gli altri professionisti e idee che possono riguardare varie professioni e la situazione effettivamente di grandissima crisi nella quale versa la gran parte dell'avvocatura? Sono assolutamente conciliabili, perché le problematiche oggi degli avvocati italiani sono le stesse problematiche di tutti gli altri professionisti italiani. Quindi in questo modo possiamo soltanto rafforzare quello che è il nostro peso, virgolettato, politico, perché unendo non solo gli avvocati ma tutti gli altri professionisti, ovviamente possiamo rappresentare con maggiore forza la politica che i professionisti vogliono essere tutelati. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo poi attraverso
il comitato ormai permanente di noi professionisti. Del resto, sabato scorso c'è stato appunto un incontro dove abbiamo presentato un disegno di legge, per non solo il ripristino dei minimi tariffari, quindi l'abrogazione della legge Bersani, ma anche l'abrogazione della legge Monti, quindi proprio il ripristino delle vecchie tariffe. Armando, a chi ti dice che questa è una battaglia però di retroguardia e che comunque è una panacea e non può essere sicuramente la panacea di tutti i mali, tu che cosa rispondi? Rispondo che in questa fase di grave crisi economica e sociale, che ormai viene da lontano e che purtroppo non vede ancora un risvolto positivo, è necessario che il professionista possa garantire al cliente, al cittadino, una buona prestazione, e lo può fare semplicemente e soltanto se ovviamente questa prestazione viene giustamente compensata. Questo penso che sia la condicio sine qua non per iniziare nuovamente a far sì che il cittadino abbia un buon servizio e che sia tutelato nelle vicende che lo vedono ovviamente coinvolto in delle vicende processuali. Se non si parte da questo dato, penso che difficilmente possiamo parlare di tante altre cose, di tante problematiche che comunque allo Stato noi non dimentichiamo. Ricordiamoci che siamo sempre in attesa dell'arrivo del socio di capitale, e ricordiamoci di tutte le altre normative che continuamente stiamo monitorando anche come ufficio OCF. Ovviamente questi sono temi che comunque li stiamo affrontando, ma noi crediamo che in questo momento la tutela del compenso del professionista sia la battaglia principale, ma per fornire al cittadino un buon servizio. Un buon servizio che noi dovremmo poter riuscire a servire anche allargando, tu lo sai meglio di me, le nostre potenzialità, le nostre linee di azione, sfruttando quelli che sono i fondi europei. Proprio stamattina in tribunale c'era un bel corso in materia, ma c'è una novità che riguarda il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che proprio stamattina tu hai presentato. Mi piacerebbe che la presentassi anche ai nostri ascoltatori. Sì, proprio oggi nella sala cafiera del Consiglio dell'Ordine abbiamo presentato la rassegna periodica online gratuita per tutti gli iscritti delle novità giurisprudenziali di legittimità. Il nostro osservatorio, l'osservatorio permanente delle novità giurisprudenziali, ha voluto realizzare l'obiettivo di offrire a tutti gli iscritti, ripeto, a titolo gratuito, in modo sistematico, un servizio informativo in ordine a tutte le novità giurisprudenziali di legittimità. Questo è uno strumento di lavoro quotidiano che può essere, quindi sarà utilizzato dai nostri iscritti, ed è l'ennesima prova di interessamento di questo consiglio alle esigenze degli iscritti. Quindi, venendo a noi, formazione, possibilità per i colleghi di lavorare e lavorare in serenità, sapendo che non dovranno subire ricatti per il proprio giusto compenso, e soprattutto formazione continua attraverso aggiornamenti che sarà il medesimo ordine a provvedere di divulgare. Ma ci sono altre novità che tu pensi il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli possa portare per i colleghi? Diciamo che stiamo discutendo in questi giorni anche sul regolamento di formazione obbligatoria continua. Pensiamo di portare delle proposte anche in sede di OCF, perché dobbiamo dire che ricordiamo tutte le ragioni per cui nel 2007 è nato il regolamento di formazione continua obbligatoria.
perché qualche mese prima il presidente dei notai, che se non sbaglio si chiamava Piccoli, comprò un'intera pagina su Sole 24 Ore a pagamento, perché c'era in discussione il disegno di legge che dava la possibilità agli avvocati di stipulare atti di trasferimento immobiliari al di sotto di 100.000 euro di valore ovviamente catastale, e uscì questa pagina a pagamento dove fu detto che gli avvocati non erano affidabili perché non avevano un regolamento di formazione continua. Quindi le ragioni per cui è nata quel regolamento nel lontano 2007 le conosciamo tutti, però forse probabilmente dobbiamo fare autocritica, perché questo sistema probabilmente non riesce a funzionare in modo adeguato, e quindi probabilmente ci saranno delle cose da rivedere. Noi ci troviamo comunque di fronte a una formazione che purtroppo molto spesso non viene recepita nel modo giusto dai nostri iscritti. E purtroppo tanti, noi lo vediamo, vengono, beggiano perché ritengono che sia la formazione purtroppo sia obbligatoria, ma nel frattempo bisogna andarsi a fare la causa o altre cose. Diciamo anche che tante volte non sono interessati, tornano di nuovo solo per beggiare alla fine. Certo, quella non è formazione, Armando. Purtroppo è così, quindi sicuramente bisognerà rivedere alcune cose. Mi viene anche in mente, scusami se dico, se forse mi sto un po' dilungando, ma un'altra problematica di cui ci stiamo occupando è quella dei consigli distrettuali di disciplina. Anche qui, ahimè, stiamo vedendo che la normativa presenta delle lacune, e almeno parlo del nostro CDD, quello distrettuale, quello del distretto di Napoli, non riesce a funzionare perfettamente. Noi abbiamo individuato alcune criticità nella normativa, e anche qui vorremmo portare delle nostre proposte a OCF, quindi anche a CNF, per cercare di arrivare a far funzionare questa nostra giustizia domestica, perché altrimenti rischiamo veramente di perderla in modo definitivo. Armando, adesso una piccolissima domanda provocatoria: tutte queste iniziative perché a Napoli si va a votare? Milena, tu sei una mia iscritta, quindi da te questa domanda non me l'aspettavo. Ma scherzi a parte, lo sai, quindi se mi sei buon testimone, non perché sei mia iscritta, siamo da sempre cercando di lavorare e tutelare i nostri iscritti. In una precedente intervista ti ho anche detto che, anzi, le elezioni e due elezioni, anzi nell'arco di un anno e mezzo, sicuramente non fermeranno quella che è la mia volontà, la volontà di tutto il Consiglio, di continuare a tutelare in questo momento così difficile gli iscritti. E quindi queste sono iniziative che partono da lontano, quando ancora ovviamente non eravamo a conoscenza della decisione finalmente del nostro governo di arrivare finalmente alle elezioni. Quindi partono queste iniziative in tempi non sospetti. Va benissimo, grazie. Allora in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie sempre a voi e un saluto a tutti. Youth Love Web Radio, la voce dell'avvocatura.